Siamo con Lac, pilota del Coyote, primo tempo più o meno come l'anno scorso, e avete 3 secondi di vantaggio. Dice un po' com'è andata oggi pomeriggio. Ma è andata bene, la bassa è stata un pelino lenta dalle condizioni climatiche che non sono ottimali, però tutto il contorno è andato bene, i spingitori vanno molto forti, quindi la prima posizione speravamo venisse fuori ed è venuta fuori. La mattina vi siete ripetuti anche come sempre come l'anno scorso pole position, e tempo un po' più alto invece la mattina. Cos'è il tracciato, si va lenti o è stato il tempo? Ma realmente purtroppo c'è da dire che è l'asfalto che non permette alle macchine di scorrere molto bene, e quindi il tempo si è rallentato rispetto all'anno scorso. Speriamo che prima o poi il comune ci metta a posto il viale Terme, quindi fare delle basse più forti e dei tempi più bassi. Quest'anno c'è anche la novità della partenza 3 la mattina. Avete, diciamo, delle preoccupazioni? Ma no, sinceramente no, anche perché tanto alla mattina chi va più forte va via, quindi stando in 3 o stando in 2 comunque le macchine sono delimitate da una linea, quindi non si può, diciamo, rischiare niente di che. Dovrebbe essere tutto in ordine, speriamo. Perfetto, grazie. Ciccio del Pozzo, seconda posizione pomeriggio, lottata fino alla fine con Love, dici un po' il tuo pensiero. Il mio pensiero è che abbiamo lottata col coltello fra i denti fino all'ultimo, e penso che sia stata una delle più belle qualifiche degli ultimi anni. Tanto di cappello ai nostri ragazzi per il lavoro che hanno fatto, ci siamo presi quello che ci meritavamo e che non avevamo ancora dimostrato durante l'anno. Questa è la nostra posizione, e poi per la gara adesso abbiamo una settimana davanti da pensarci. La gara, gli avversari non hanno fatto correre Davis, Lelli, perché sembra abbia dei problemi al polpaccio. E quindi, diciamo, sperate anche in qualcosa di più di un secondo posto? Beh, guarda, già essere già lì in prima fila per noi è un buonissimo risultato, di sicuro siamo abituati a lottare e non mollare, quindi anche il Coyote ci proviamo, non stiamo a guardare. Per la mattina abbiamo qui Paolino, dice un po' come siete andati, sempre secondo posto. E dalle prove della domenica prima eravate terzi, avete scalvaccato Love, tu eri alle fotocellule, come hai visto le macchinine? Beh, diciamo che comunque il Coyote rimane la favorita, visto il fatto che non c'era Lelli a fare la partenza, anche se comunque suo fratello Vannis non va sicuramente piano. Diciamo che rispetto a domenica scorsa noi abbiamo migliorato abbastanza, però comunque è tutta una gara da giocarsela. E speriamo di andare un pelo meglio, però alla fine il secondo posto in griglia rispecchia sicuramente i valori in campo, secondo me. Vuoi dirci anche te qualcosa sull'asfalto, perché abbiamo avuto molte lamentele? Asfalto penoso, secondo me non ci sono altri termini, il comune dovrebbe comunque venirci incontro. Siamo qui con Max del Nibbio, dici un po' cosa hai visto sulla macchina, come siete andati rispetto alle vostre aspettative. Le aspettative erano diverse, secondo me, nel senso che ognuno si era fatto le sue. Siamo andati, secondo me, molto bene con la prima, oggi pomeriggio, che abbiamo migliorato 2 secondi rispetto all'anno scorso, anche se la posizione è una in più perché la Wire ha fatto un gran giro. La seconda purtroppo paga un po' il prezzo della macchina nuova, che in centro non è ottimale, purtroppo non è performante come la vecchia. Però tutto sommato siamo abbastanza contenti, adesso sicuramente la gara avrà il suo da dire. Comunque siete sempre vicini alla Wild, perché a 6 decimi potete lottare almeno con loro. No, 6 decimi è buono, infatti speriamo tutto nella gara, poi là davanti sono vicinissimi, può succedere di tutto, la gara è una domenica 6, bisogna vedere cosa succede. Tommy, parlaci un po' della mattina, dove avete fatto un 6° posto molto bello, e il pomeriggio invece 9° erano le vostre aspettative. Di la mattina abbiamo avuto ottimi risultati da quello che ci aspettavamo, abbiamo fatto ottimi tempi, le modifiche sono andate molto bene. Pomeriggio abbiamo fatto il massimo che potevamo, abbiamo ottenuto un 9° posto con un 2:27:30 mi sembra. Abbiamo andato il massimo che potevamo, è venuto fuori il risultato che ci piace, abbiamo guadagnato molto rispetto all'anno scorso, dai, tutto sommato è andata bene.
siete comunque vicini al circolare e per pochi decimi potete lottare con loro. Daremo il massimo per arrivarli dietro, per fare il possibile per fare una bella gara, soprattutto per in discesa, per divertirmi un po'. Comunque speriamo di arrivare il più vicino possibile. Big, un secondo e mezzo il pomeriggio in più dell'anno scorso, partite in quinta posizione, dici un po' cosa è successo. Ah, quest'anno la squadra è, diciamo, per metà nuova rispetto all'anno scorso. Abbiamo avuto dei problemi sia fisici, comunque la squadra è cambiata. E il tempo è più o meno quello che ci aspettavamo, sicuramente mezzo secondo dalla seconda fila si poteva sicuramente farli, mando qualcosa, i cambi sono stati pessimi, quindi sicuramente il rammarico c'è per il quarto posto, di più non potevamo fare. La mattina invece come siete andati? La mattina quarti, diciamo che è il tempo che speravamo di fare. Sicuramente davanti sono lontani, dietro invece sono molto vicini e la mattina con le scie sarà dura anche mantenere quel posto lì, però ci si prova, comunque può sempre succedere qualche cosa, quindi sia la mattina che al pomeriggio ci proviamo. Accusate anche voi problemi d'asfalto come ci hanno detto gli altri ragazzi? Dove? Dentro la mattina sì. La mattina è un problema che ormai c'è da tanti anni, sinceramente, tra quest'anno e l'anno scorso c'è poca differenza, c'erano i crateri l'anno scorso, ci sono anche quest'anno, non c'è niente di nuovo, sicuramente l'asfalto è quello che è, ma non è cambiato più di tanto. Intanto se volete vedere lì c'è il presidente del Nibio che viene a ascoltare. Perfetto, grazie Big, ciao.